Amici, è la Cristina del futuro che vi parla, sto editando questo video e se non avete visto il video precedente, questa è la seconda parte di un vlog unico praticamente, che è stato lunghissimo e quindi ho deciso di dividerlo in due parti. Questo semplicemente per ricordarvi che se ve lo siete persi potete andare a vedere il video precedente a questo determinato vlog in modo tale da vedere appunto tutta la successione degli eventi. Detto questo, godetevi questo video e vi mando un bacio enorme! Falso allarme, in realtà non è arrivato l'ordine di mango, che dovrebbe comunque arrivare oggi perché mi è arrivata l'email, ma è arrivato il topper che doveva arrivare venerdì, quindi apriamolo insieme, mettiamolo, così vi faccio vedere anche le cose che ho preso da Zara Home e mi dite un parere, anche se ovviamente trattandosi di YouTube già avrò fatto la mia decisione quando questo video sarà uscito. Eccolo qui il nostro topper. Say to me, what's wrong? So where'd you come from? Questa è la situazione, un po' un macello, come potete vedere il mio materasso fa cagare, è di Ikea ed è quello più economico, è costato più il topper del materasso, vi dico solo questo. Comunque per ora va bene così, prima o poi lo cambierò. La marca è Evergreen ed è lo stesso identico topper che avevo anche nel lettino singolo nell'altra casa a Milano. È tutto in lattice perché preferisco io personalmente il lattice al memory e ovviamente adesso non si capisce niente perché si deve un po' tipo gonfiare, quindi proverò a aprire anche un po' la finestra, lasciarlo areggiare. Nel frattempo però tengo a provare il lenzuola che ho preso da Zara Home in offerta, in modo tale che posso tornare in negozio a ordinare anche il copri piumino, sì, praticamente il sacco da mettere dentro il piumino, ecco. E ho scelto un marrone cioccolato, uno perché era in offerta ed essendo in cotone per calle non mi sarei potuta permettere di comprarle a prezzo pieno in questo momento. E mi piace appunto il contrasto, non ho mai provato delle coperte marroni scuro, quindi di un colore scuro in generale, e volevo vedere com'era e perché non iniziare con un colore con cui io mi sento molto a mio agio, ossia il color cioccolato, il marrone, che penso stia benissimo sia con i miei toni di casa, perché tendo a utilizzare molti colori di terra, e sia in generale penso che sia perfetto per le macchie e che dia un'atmosfera, soprattutto alla camera da letto, un po' moody, un po' particolare. Say to me, what's wrong? So where'd you come from? Mi piace tantissimo il colore, adesso ridisfo tutto, tolgo tutto perché devo lasciare areare il topper, metterò a lavare anche queste lenzuola ovviamente che non utilizzerò perché non le ho lavate e mi fa schifo. Proseguiamo con la sezione bagno. Benvenuti al mio bagno. Prima di farvi un piccolo tour di quello che c'è in questo momento, ci tengo appunto a farvi l'haul di quello che ho acquistato su Amazon. Ovviamente ci tengo a ricordarvi che sotto nella descrizione avete sempre il link Amazon di tutti i prodotti che io stessa ho acquistato, testato. Ci sono libri, cose per la casa, ci sono cose di moda, cose per l'organizzazione, cose per i viaggi, insomma andate a dare un'occhiata. C'è anche il mio link per Instagram, TikTok, Pinterest e anche il mio shop online, dove potete acquistare stampe, commissioni personalizzate, consulenze, potete acquistare prodotti digitali, borse in tessuto e maglie, tutte ed esclusivamente realizzate da me, solo ed esclusivamente me, e spedite da Roma nel caso in cui scegliete di acquistare un prodotto fisico e non digitale. Ovviamente se è digitale vi arriva direttamente a casa. Comunque siamo nel nostro bagno, ho fatto degli acquisti, se mi trovo bene metterò ovviamente
i link come al solito nel mio Amazon Shop e ho acquistato, mi sembra alla cifra di boh, 27 euro, tutte queste cose. Che cosa sono praticamente? Sono due appendini un pochino più carini di metallo. Questo portasciugamano, aiuto. Questo portasciugamano, questo coso per la doccia, che se mi trovo bene, questo porta prodotti da mettere dentro la doccia, che se mi trovo bene ne compro un altro, ne vorrei mettere due perché ho tanti prodottini per la doccia, come ogni ragazza. E wow, il portacarta igienica, perché ho fatto questa scelta? Semplicemente perché non voglio fare dei buchi e voglio qualcosa che si possa attaccare semplicemente con l'adesivo. Ho trovato i prodotti grazie ad altri creators. Questi sono comodissimi, per esempio, anche da tenere dentro i cassetti e mettere tutti i prodotti per pulire, le spugnette. Quindi adesso andiamo a leggere il manuale delle istruzioni e andiamo a posizionare i vari prodotti. Inoltre, per il momento, motivo che mi hanno chiesto dove abbia acquistato questo specchio. In realtà questo specchio l'ho comprato nel 2019 da Zara Home in offerta. Mi sembra che costava 89 euro, l'ho pagato 40 euro, niente. Per ora io non lo vorrei mettere qua, questo specchio lo utilizzo qua solo ed esclusivamente perché ancora non ho trovato uno specchio idoneo allo stile del bagno, semplicemente perché non ho ancora ben chiare le idee. Come già vi ho detto, non voglio correre, non voglio fare le cose di fretta solo per avere le cose, voglio trovare un bello specchio grande che sia possibilmente anche contenitore, che occupi tutta la superficie oppure che occupi solamente una parte nel caso in cui non sia contenitore, ma che possa qui mettere delle mensoline, perché ho tanti prodotti di bellezza, sia per mia passione personale, sia perché me ne inviano tanti, e quindi per quanto ami l'estetica minimal, ho bisogno di spazio e alla fine non si può compromettere il comfort per l'estetica, bisogna sempre trovare un compromesso come in tutto nella vita, e di conseguenza per ora va bene così. Se troverò qualche bello specchio vintage in un mercatino, sarei la persona più felice del mondo e poi metterei appunto delle belle mensole. Oppure se trovo un'azienda che mi piace particolarmente e che fa specchi contenitori che non siano proprio i classici specchi noiosi, bene, ben venga. Per ora ce lo teniamo così. Pick the product. Bisogna togliere praticamente togliere lo scotch e premere per 5-8 secondi e poi aspettare 24 ore prima di appendere qualsiasi cosa. Togliere la pellicola adesiva. Ok, perfetto. Da che cominciamo? Cominciamo dalla carta igienica. Famosi. Come potete vedere, qui ho altri prodottini. Un'altra cosa che vorrei fare, ovviamente sempre per poter mettere magari asciugamani, prodotti per pulizia, eccetera, mettere un contenitore qua bello grande per infilare tutte queste cose. Per il momento è tutto contenuto in questi contenitori di plastica di Muji. Per ora, come vi ho già detto, va più che bene così, mi sono trasferita da un mese. Scusate, ma questo passaggio è fondamentale. Per quanto poco fico possa sembrare, il primo è andato. Allora, una piccola nota su questo bagno. L'unica cosa, quando ho visto questa casa, che non mi piaceva assolutamente, come potete vedere, è questo. Questa stronzata, scusate il termine, ma è la verità, del fatto che nonostante la casa l'abbia già trovata ristrutturata, abbiano deciso di lasciare questa porta stupida qui. Quindi quando apro io non posso aprire del tutto perché va a urtare con il lavandino. Prima o poi, nella mia vita, quando avrò un attimo di tempo, quello che farò è magari comprare una porta decente, magari a soffietto, a ventaglio, qualcosa di diverso. Per il momento quello che ho fatto è stato semplicemente mettere, come potete vedere, là sotto un cosetto che ho preso da Brico, tipo un, non lo so, un sostegno che serve a non far urtare il mobile del bagno, la porta al mobile del bagno, perché sennò ovviamente si rovinerebbe la porta, perché del mobile del bagno mi interessa ben poco, non mi fa impazzire questo colore, vedete come i due legni non ci stanno bene, e il mio intento in futuro sarebbe quello di colorare, se posso, o scurire leggermente appunto il mobile del bagno con o un ciliegio, un color ciliegio, legno ciliegio, oppure proprio un bel legno scuro. Dipende dall'effetto che voglio creare e l'estetica che voglio dare al bagno, ma questa, come già detto, non è assolutamente una priorità, se ne parlerà in autunno-inverno. Ah, per il momento il lavandino è un po' un casino, però cerco sempre di tenerlo in ordine, ovviamente senza i cavalletti e senza tutte queste cose che sto per
rimuovere. Qui ho tutti i sieri che utilizzo maggiormente, mentre invece poi vi farò un tour magari un pochino più tranquillo e aggiornato quando avrò un po' più di cose messe in ordine, quando avrò magari l'armadio e il mobile di cui vi parlavo prima. E qui ho una specie di tray di travertino che ho preso, di tray di vassoio di travertino che ho preso da Maison du Monde, in cui metto sia il sapone sia le creme mani che alcuni altri sieri per capelli e il gua sha, una candelina nel caso in cui mi voglia fare un po' di self care. E questo per ora è il mood, non mi dispiace per niente, come vi ho già detto va benissimo così. Adesso quello che voglio fare è mettere lui qui dietro, perché al momento la situazione è questa: ho questo orribile gancio di Ikea che fa la sua funzione ma è molto scomodo per appendere gli asciugamani, e volevo appunto una cosa così, non volevo bucare il muro e stavo pensando appunto di fare questo. Ta-da! Mi si sta scaricando la batteria, quindi quello che farò adesso è proseguire con il cellulare, così posso farvi anche un piccolo aggiornamento più breve su Instagram, e carico intanto la macchina fotografica. Ho ripescato dall'armadio questo set di Ocean Apart che mi è stato inviato tipo nel 2000, sempre 2021, e non mi dispiace affatto, pensavo che non mi entrasse, invece mi entra, e oggi vado a fare bar così. Finito tutto, ho montato tutto quello che dovevo montare, ho fatto un po' di prove come vi ho fatto vedere sul cellulare sull'altezza del mobile che voglio mettere, penso che lo farò di 103 cm, vi racconterò poi tutto su Instagram e quando arriverà su YouTube. E adesso mi vesto e mi porto l'iPad in modo tale che posso finire magari alla Starbucks o da qualche parte questa cosa del tatuaggio, questa commissione personalizzata. Piove, quindi come vi ho già detto ci dobbiamo vestire pesanti, e voglio andare da Zara Home a comprare appunto, non so se ve l'ho mostrato per bene ma mi sembra di no, il copripiumino di questo set in percalle marrone, trascurate il caos, che mi piace molto, ho fatto le prove. Mi trovo benissimo, come vi ho già detto, con questi giacchini che sono anche termici di Oysho. Vado a mettere sopra una semplice magliettina, tanto devo solo andare in palestra, chi se ne frega. Il mio outfit of the day per la pioggia, non si vede niente perché è tutto nero. Sto indossando questa borsa di COS, bellissima, super famosa, super comoda, che utilizzo anche come borsa della palestra, al cui interno c'è anche l'iPad. Sto mettendo questa vecchia felpa col cappuccio di Calvin Klein, e questo cappotto bellissimo trench di Uniqlo, e le scarpe dell'Adidas con il set che vi ho fatto vedere prima. Questo setup è un pochino improvvisato, sono le 10 di sera e sono già col pigiamino, che brava ragazza! Oggi ho finito relativamente presto, ho mangiato relativamente presto, alle 8, che meraviglia, e di conseguenza ho deciso di mettermi a letto prima, iniziare un nuovo libro, parlare un pochino con voi. Ho fatto un po' di cose in casa, addirittura ho fatto un'altra lavatrice, ho lavato le lenzuola di Zara Home, in modo tale che venerdì quando viene il mio ragazzo posso già utilizzarle. Capisci che stai invecchiando quando sei felice di mostrare alle persone, non lo so, il tuo nuovo set di tovaglie, di tovaglioli o il nuovo lenzuolo. Comunque, questa stanza è ancora un work in progress, però ci tenevo a venire qua a parlarvi di un po' di cose. Innanzitutto oggi è stata una giornata
molto serena, molto produttiva, ma allo stesso tempo sono riuscita a tranquillizzarmi perché non penso di avervelo detto. Scusate, ma non ero assolutamente soddisfatta con la luce, non lo sono neanche ora, ma va bene così. Comunque non condivido tutti gli struggle, tutti i problemi con voi, ma ultimamente stanno venendo fuori tante cose. Potete vedere come la mia vita in questi mesi è cambiata tantissimo, soprattutto a livello esteriore, quindi a livello fisico, della realtà fisica, non a livello interiore. Interiormente mi sento molto più stabile. Il 2022-23 secondo me sono stati anni in cui sono molto cambiata interiormente e adesso stanno venendo fuori i frutti esteriormente, perché ovviamente dopo un grande cambiamento interiore piano piano si cominciano a vedere i cambiamenti esteriori. Il più grande per me ovviamente è quello adesso di questa casa, che sono veramente immensamente grata di avere e di cui ancora non ho realizzato l'esistenza, cioè nel senso non mi rendo ancora conto di essere dove sono, di aver realizzato il sogno che ho avuto per tutta la vita, cioè quello di avere una proprietà, semplicemente non neanche una proprietà, perché non pensavo di potermi mai, cioè non pensavo neanche di avere la personalità di qualcuno che voleva stare in un determinato posto, perché sono sempre stata una girovaga, una che andava un pochino con il vento, come si sentiva, come avete potuto vedere in questi anni in cui sono stata sui social e ho condiviso con voi. Ho cambiato tanti posti, sono sempre andata in giro, non mi sono mai accontentata di una cosa, ho sempre cercato di migliorarmi in vari ambiti della vita, nell'ambito della creatività, nell'ambito professionale, nell'ambito della carriera, nell'ambito personale, nell'ambito delle relazioni. Ho sempre lavorato su me stessa. La terapia, come già vi condivido tantissimo, soprattutto su Instagram, mi ha totalmente rivoluzionato la vita. Ho scoperto che molta di questa mia voglia di andare via, di andare lontano ed esplorare, molto spesso non stava nella curiosità, che è comunque un qualcosa che mi appartiene tantissimo, ma nella paura, di scappare da qualcosa. Quindi non andavo verso qualcosa, ma scappavo da qualcos'altro. Molto spesso quel qualcos'altro era me stessa, erano i miei pensieri. Di conseguenza la terapia mi ha consentito di fermarmi e di scoprire per la prima volta la stabilità. Dopo tante tribolazioni e tante difficoltà avute anche a causa di fattori esterni come problemi di salute mentale, ma soprattutto problemi di salute fisica, una malattia, la malattia dei miei genitori, varie cose che sono successe, diciamo, nella mia vita, Covid, la Brexit, il fatto che non sono voluta rimanere a Londra, un sacco di cose. Tutte queste cose che sono successe tutte all'improvviso, tutte più o meno nell'arco di 2 anni, e che mi hanno totalmente scardinato da qualsiasi abitudine, da qualsiasi anche credenza che avevo su me stessa e sul mondo, alla fine mi hanno permesso di avere di rivoluzionare così tanto il mio mondo interiore, che adesso si sta manifestando nel mondo esteriore, e sto scoprendo appunto questa parola chiamata stabilità, che probabilmente sarà la parola del mio 2024. Questo 2024 è la prima volta nella mia vita, ve lo dico col cuore in mano, in cui mi sento appunto il cuore in pace. E per me avere il cuore in pace vuol dire avere il cuore fermo. Mi sento stabile. È una cosa che non avrei mai pensato di dire, essere stupenda, meravigliosa. Lo dimostra il fatto che sono per la prima volta in una relazione lunga, quindi una relazione a lungo termine, una relazione che sto costruendo. Lo dimostra il fatto che ho comprato casa, e lo dimostra il fatto che semplicemente nelle piccole cose, probabilmente lo avete visto anche voi nei miei post di Instagram, nei miei reel e nei miei video di YouTube, sto cercando comfort, sto cercando stabilità e sto cercando di apprezzare, ritornare ad apprezzare le piccole cose. Questo non c'entra assolutamente niente con quello che volevo dirvi e quello di cui volevo parlare, perché in realtà sono venuta qua per aggiornarvi su quello che è successo oggi, perché ho fatto un sacco di cose. Non mi dilungo troppo, perché sennò veramente questo video sarà lunghissimo. Ero venuta qua con l'intento di fare la review del libro che ho letto. Ritorniamo al tema delle relazioni, solo perché ho finito questo libro tutto riguardante le relazioni, ossia quello di Dolly Alderton, che vi dicevo, avete presente L'amore, di cui avevo aspettato positive, semplicemente perché adoro la Alderton e adoro il suo libro Tutto quello che so sull'amore. Me lo rileggerò sicuramente quest'anno, perché ci sono dei passaggi che non mi ricordo bene. Ci sono quei libri che hai bisogno di leggere più volte per capirli, e siccome appunto, come vi ho già detto,
l'ho letto, mi sembra, nell'estate del 2022. Siccome da allora la mia vita è cambiata così tanto, soprattutto la mia visione delle relazioni è cambiata così tanto, perché è dall'estate del 2022 che ho iniziato veramente a lavorare in terapia, e una grande parte del mio lavoro in terapia è stato su come io mi approccio alle relazioni. Vorrei rileggerlo appunto per vedere come anche io interpreto le parole, il testo e il pensiero dell'autrice diversamente adesso che è cambiato il mio pensiero e la mia credenza, e appunto per la prima volta credo, dal momento che ne ho trovata una sana, nelle relazioni, perché prima non avevo diciamo una concezione molto positiva o molto speranzosa riguardo l'argomento. Possiamo parlare anche di questo in futuro. Comunque non mi aspettavo che questo libro mi sarebbe piaciuto così tanto, mi è piaciuto da morire. All'inizio è stato semplicemente un libro divertente per me. Ovviamente parlo di mia esperienza personale, non sono nessuno, non sono una critica, soprattutto letteraria, quindi dico semplicemente la mia esperienza con questo libro. All'inizio, cioè, mi prendeva, volevo leggerlo, ero curiosa di continuare a leggerlo, semplicemente perché mi sembra che, già ve l'ho detto, è tenerissimo sentire il racconto di un uomo comunque molto sensibile, un po' impacciato, di 35 anni, che è stato lasciato appunto dalla sua ragazza 34enne dopo 4 anni di relazione. Quindi è praticamente l'esperienza di questo uomo, Andy, che naviga il breakup, naviga una rottura e quindi il lutto, perché poi alla fine è un lutto, di questa persona che ha deciso di rompere con lui senza neanche dargli molte informazioni. Quindi è molto carino come lui cerca in qualche modo, tra alti e bassi, di riprendersi, ed è anche molto simpatico, perché la Alderton è comunque molto simpatica nel suo tipo di scrittura. Mi sono ritrovata molto spesso a sogghignare, a ridere, a sorridere, e poi mi ha preso totalmente alla sprovvista, soprattutto da pagina tipo 250 in poi. Cercherò di non spoilerarvelo, però per farvi capire, alla fine della storia ci sarà un cambio di prospettiva e si capirà molto meglio anche il punto di vista di lei. Poi ditemi voi se l'avete letto, che cosa ne pensate, perché alcuni di voi su Instagram mi hanno detto che gli sta piacendo tantissimo, che lo stanno leggendo, e altri di voi mi hanno detto che ci stanno un po' annoiando. Continuate ad andare avanti, e poi magari io mi ci sono ritrovata particolarmente, però mi sono veramente totalmente ritrovata nei pensieri sia di Andy che di lei. Super relatable, c'è stata una specie alla fine di un manifesto femminista che penso possa rappresentare la maggior parte di noi, appunto, soprattutto se si è appunto eterosessuali e sia in una relazione eterosessuale, oppure si naviga comunque questo mondo. Bellissimo, mi è piaciuto da morire, gli do 4,5 stelle. Ciao amici, buongiorno, come state? È molto tardi, sono le 11:30 e io ho avuto la decenza di svegliarmi tipo alle 10:10, cosa che non mi succedeva da una vita. Stanotte ho dormito purtroppo molto molto male a causa del mal di schiena e altre cose. Niente, non riuscivo a dormire, sono rimasta sveglia praticamente 1 ora e mezza, dalle 4 alle 5:30, e a quanto pare il mio corpo aveva bisogno di recuperare. Ho spento la sveglia 275 volte, avevo una lezione di Pilates e non ci sono andata, ovviamente perché l'ho persa, e comunque non ci sarei andata appunto perché con il mal di schiena, dato che sto rimettendo a posto un po' tutto a livello di struttura appunto, non voglio appesantire troppo. Una cosa che sto imparando a fare, che non ho mai fatto neanche quando facevo nuoto agonistico, ovviamente quando facevo sport bello pesante, è ascoltare il mio corpo, quindi sapere quando fermarmi. Sono una persona che tende a pusharsi fin oltre i propri limiti, la mia mente è sempre molto più forte del mio corpo, purtroppo. Giuro che si è data una sistemata, anche perché vi voglio far vedere, come promesso, le cose che ho acquistato da Wish e appunto mostrarvi le cose di Mango. Prima di farvi vedere il look intero, questa è la prima magliettina che ho preso da Oisho, semplicissima. C'è ancora l'etichetta perché me la sto provando, come vi ho già detto, non me la sono provata in negozio. In realtà ho notato
nel corso di questi mesi che mi piacciono tantissimo le magliette leggermente sheer, leggermente trasparenti, basiche. Sono quelle con cui mi trovo meglio. Ho per esempio una magliettina di Mango e una magliettina di Oysho un pochino più pesanti che ho indossato tantissimo e che appartengono alla collezione, mi sembra, dell'inverno dell'anno scorso, del 2023, che ho veramente indossato in continuazione tutte le volte che mi trovavo sia a correre per vestirmi oppure in cui mi trovavo a dovermi vestire con qualcosa di veloce per magari uscire con il mio ragazzo, fare delle commissioni e sentirmi carina, andare a bere un caffè con un'amica, eccetera. Mi ritrovavo sempre a indossare le stesse magliette, che erano quasi sempre nere, e il mio ragazzo si lamenta sempre che mi vesto sempre di nero, ma io mi trovo benissimo con questo colore, mi trovo benissimo con i colori che sono bianco, nero e marrone scuro, semplicemente perché ho scoperto appunto con l'armocromia che sono un winter deep e quindi questi sono colori che mi stanno molto molto bene perché sono colori intensi. Mi piacciono questi colori e volevo una cosa simile senza spendere troppo. So che le cose di Zara per esempio non mi durano per niente, magari si rompono subito, quindi sono andata da Oysho semplicemente per vedere in realtà dei leggings, perché mi trovo benissimo con i loro leggings. Oysho, se mi vuoi sponsorizzare, io sono qua. E comunque ho acquistato questa magliettina. In realtà la volevo semplice, però questa è particolare perché appunto ha questo, in realtà sono due maglie insieme, cioè sono due in uno, è una canottiera, quindi la si può utilizzare sia, adesso sono legate ma posso semplicemente tagliare, vedete, la posso utilizzare sia così, che secondo me è troppo trasparente. Invece così dà un pochino un punto di interesse, ve la faccio vedere meglio anche sullo specchio adesso che bisogna vestire, però secondo me è carina. Fatemi sapere ovviamente se sono ridicola oppure se mi sta bene. Secondo me è molto carina ed è un qualcosa di particolare, soprattutto per noi ragazze che amiamo vestirci semplice e a volte abbiamo bisogno di quel kick in più per sentirci a nostro agio, ma un pochino diverse, ecco. Quindi primo look semplicissimo, questa casa è così bianca che mi abbino totalmente, cioè mi perdo praticamente con questa maglietta dietro il muro. Questi orecchini simil bottega veneta che ho preso ad Atene. Questa bellissima borsetta di Polen, scusate l'etichetta, è di Lily Silk, un brand che voi sapete adoro. E queste sono l'altro acquisto che sinceramente amo. Cercavo delle scarpe così da una vita. I Kitten Heels di questo colore, che è sinceramente un colore che io amo, è un colore che non sta assolutamente bene con la mia palette di colori, ma non me ne frega niente perché io amo questo giallino, beigeolino, come appunto la borsa. Innamorata soprattutto in questo periodo dell'anno, ma anche col nero in inverno ci sta benissimo per dare un pochino di colore restando sul minimal. E quindi questo è il primo outfit. Non mi ricordo neanche più che cosa ho filmato e che cosa no. Comunque questo è il secondo look che conferma semplicemente quanto io ami con tutta me stessa i look semplici e quanto non sia brava a vloggare, perché cambio continuamente idea su come mettere la telecamera. Questo blazer è stupendo e l'ho comprato nel 2019-2020 da Arquette in offerta. È molto oversize perché era l'unica taglia rimasta, ma mi piace tantissimo, soprattutto in estate, magari con dei pantaloncini e una magliettina bianca, e questo sopra che arriva fino a giù è stupendo. Mi sembra che sia anche maschile ed è totalmente, mi sembra 100% lino, eccezionale. Questo in realtà è quello che ho comprato, questa semplicissima maglietta leggermente trasparente, vedete, di Oysho. E stavolta metto sempre delle scarpe di Mango, quest'anno Mango sta dando il meglio di sé anche in termini di qualità, ma queste qua, che sono queste scarpe da pescatore praticamente, bellissime, che io adoro e che adesso vanno tantissimo. Non ho potuto resistere a queste splendide, veramente splendide ballerine, che prese con uno smalto rosso, messe praticamente con un bello smalto forte rosso, magari blu cobalto, secondo me ci stanno da Dio perché risaltano appunto il piede. Bisogna avere comunque un piede molto curato quando si mettono queste cose, così come se fosse un sandalo, ecco. Come borsetta vado a mettere lei, che è di Gerf Avenue, un'edizione limitata che penso però ritornerà sul sito. Gerf Avenue è un brand che adoro con tutto me stessa, un brand svedese, semplicemente perché le loro cose costano
Cioè, un'assurdità, costano troppo le loro cose. Perché per quanto basiche sono e si possono trovare dei dupe, dei fax simili molto facilmente, però la qualità si sente, ragazzi, ed è eccezionale. Vi mostro appunto le cose per la casa comprate da Mango, quindi i cuscini, e poi, stupida me che pensavo di fare un video corto, anche se perché pensavo di farlo durare 24 ore, il video è durato 24 ore, ma a quanto pare io ho la parlantina, quindi vi faccio velocemente vedere i cuscini, nel caso in cui fossero ancora disponibili, li vogliate acquistare o vogliate semplicemente un pochino di ispirazione, se state dando un revamp a casa nuova, a casa vostra. Queste sono le cover che ho comprato. Questo, i cuscini, l'interno dei cuscini già ce l'avevo, l'ho presi da Zara Home 3 anni fa e ho optato per questo bellissimo marrone cioccolato. A quanto pare è un trend in questo periodo per me il marrone cioccolato, dal momento che ho appena comprato anche il copriletto di questo identico colore. Mi piace tantissimo, l'ho pagato poco, mi sembra sui 6 o 9 euro, quindi grandioso come prezzo perché la qualità sembra eccezionale. Dopodiché ho comprato lo stesso 50x50 sempre su Mango e alla fine, per cambiare un pochino la texture e anche ovviamente il pattern, ho optato per questo bellissimo copricuscino, stavolta però con i dettagli che sembrano marroni dal video ma in realtà sono tipo borgogna, quindi stupendi, mi piace tantissimo l'effetto, ve lo faccio vedere da lontano. Ta-da! Ovviamente, come vi ho già detto, c'è del lavoro da fare, ma sono super soddisfatta con la situazione della casetta. Ragazzi, che dire, grazie mille per essere stati con me anche stavolta. Questo video uscirà o il giorno di Pasqua o poco prima di Pasqua, quindi vi auguro una serena e splendida festività. Seguitemi come al solito su Instagram e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, ci saranno tantissime novità, fatemi sapere tutti gli argomenti di cui volete parlare, salute mentale, relazioni, moda, sono assolutamente pronta ad accogliere tutte le vostre richieste. Fatemi sapere che ne pensate di casa, che ne pensate degli acquisti, se avete consigli, tips, aiutiamoci a vicenda sotto nei commenti. Io vi mando un bacio gigantesco e ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao!